Sono rimaste sei le principali basi militari americane in Italia dopo la recente chiusura della base nell'arcipelago della Maddalena in Sardegna e formano due assi operativi. Il primo è quello settentrionale, collega la base dell'aeronautica di Aviano con quelle dell'esercito di Camp Ederle a Vicenza e di Camp Derby tra Livorno e Pisa. L'altro asse invece è della Marina americana, che può contare sulla base di Napoli, dove c'è anche il quartier generale della NATO, e sulla base aeronavale di Sigonella in Sicilia, e a Gaeta, sulla nave comando della Sesta Flotta. Bombe nucleari B-61, eredità della Guerra Fredda, sarebbero poi conservate dagli americani ad Aviano e a Ghedi, base dell'aeronautica italiana con compiti NATO. Ma su questo tema non ci sono conferme ufficiali, anche se ci sono diversi studi che affermano la loro presenza. Una base importante in stand-by è poi quella di San Vito dei Normanni in Puglia. Ogni base si compone di più installazioni distribuite sul territorio attorno a quella principale. Per questa ragione, nel rapporto del Pentagono sulle basi americane nel mondo, si elencano 49 siti, più 40 minori. Non è corretto però dedurre che si tratta di 89 basi. Ad esempio, la base di Vicenza conta ben 6 installazioni elencate nel documento americano, che comprendono però anche il villaggio delle famiglie e i depositi degli autoveicoli. La presenza militare americana in Europa ha da sempre una doppia connotazione, multilaterale sulla base degli accordi NATO e bilaterale con i singoli paesi. A lungo è stata una distinzione poco più che formale, ma dopo la Guerra Fredda ha assunto una valenza anche molto concreta. Ciò ha ingenerato anche l'equivoco tra basi NATO e basi americane. In realtà l'Alleanza Atlantica non dispone di basi proprie, ha solo i quartier generali, e in Italia è rimasto solo quello di Napoli, più una serie di installazioni come antenne e radar e alcune istituzioni particolari come il NATO Defense College a Roma. Per le proprie attività utilizza le basi e i mezzi messi a disposizione dei paesi membri. In teoria tutte le basi militari italiane possono essere messe a disposizione dell'Alleanza e quindi essere considerate basi NATO. Ad esempio, durante la guerra del Kosovo furono ben 12 le basi italiane messe a disposizione delle forze NATO per gli attacchi aerei contro la Jugoslavia. Per quanto riguarda le basi cosiddette americane, si tratta sempre di basi italiane, in cui sono ospitati truppe e mezzi americani. C'è sempre un comandante italiano e una forza di sicurezza italiana. In pratica, però, in molte di queste basi la presenza americana è preponderante. Ad esempio, nella base aerea di Aviano non ci sono aerei italiani. Ciò non toglie però che l'Italia può esercitare il controllo sulle attività degli alleati americani nella base, come precisato nel memorandum d'intesa del 1995 tra Italia e Stati Uniti.